Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Allora, oggi siamo qui per un altro tipo di video. Siamo qui per, diciamo, conoscere l'Xbox One. Cosa ha, i suoi pregi, i difetti, le mie opinioni riguardo a questa nuova console, ragazzi. Io ovviamente l'ho acquistata, non giudico la PS4, ragazzi. Non voglio incominciare una console war perché non ho comprato la PS4. Ne ho sentito parlare bene, i miei amici ce l'hanno, alcuni dei miei amici ce l'hanno e mi hanno detto che è un'ottima console. Io sinceramente, ragazzi, rimango del parere che ognuno ha libera scelta, libero, può scegliere qualsiasi console che voglia. A me, per me non cambia niente se uno ha PS4 o Xbox One. Io spero un giorno di potermi prendere anche la PS4 per offrirvi dei gameplay su magari qualche esclusiva che c'è su PS4, PlayStation 4. Perché ce n'è una che mi interessa molto. Si chiama Apes Odyssey, ragazzi. Non so quanti di voi la conoscono, ma è un titolo di vecchia data. Mi sa che è uscito per PlayStation 1, se non ricordo male. Quindi, ragazzi, non voglio incominciare nessuna console war. Sono contentissimo se chiunque di voi si sia preso sia PS4 che Xbox One. Chi avrà l'Xbox One potremo giocare insieme. Chi avrà PS4 non potremo giocare insieme. Però almeno si godrà i titoli, le sue esclusive e ovviamente i graficoni che avranno questi cacchio di giochi su One o su PS4. E niente, ragazzi, partiamo subito con i pregi e i difetti di Xbox One. Allora ragazzi, partiamo subito con i pregi. Inizierei subito a dire che le nuove console, anzi Xbox One in questo caso e anche PS4 credo, abbiano la scheda d'acquisizione video, ragazzi. Allora, ovviamente molti di voi sicuramente utilizzeranno questa scheda video, anche se ovviamente è limitata, mi sa, a 15 minuti, ragazzi. Le schede video sono come gli Aupage, l'HDPVR, raga, quindi potete registrare. Potete condividere le vostre partite con i vostri amici, con chiunque vogliate. E questa è un'ottima cosa, un ottimo modo per coinvolgere il giocatore nella console, fargli apprezzare di più il gioco, fargli apprezzare, diciamo, le partite che combina, che riesce a fare su Battlefield, su Call of Duty, su Rise of Rome, non lo so, ragazzi, i combattimenti, le giocate su FIFA eccezionali, le grandi azioni. Quindi, ragazzi, è un modo utile per poter giocare tutti insieme, per poter far vedere i propri miglioramenti online ai propri amici. Ragazzi, seconda cosa che mi ha colpito molto di Xbox One sono state le esclusive. Le esclusive, ragazzi, allora non diamo poco peso alle esclusive, perché io mi sono basato anche molto sulla scelta di Xbox One per delle esclusive che a me interessano tantissimo. Ragazzi, quando ho visto Rise Sono From, quello è un gioco che riguarda Roma, che riguarda comunque sia il combattimento, il sangue, tutto molto crudo. Mi è piaciuto molto come gioco, è molto, diciamo, bello per la storia, perché riguarda una storia italiana. Noi siamo italiani, quindi a me interessa molto questa cosa. E soprattutto il combattimento, ragazzi. Combattimento in terza persona, come poteva essere Assassin's Creed 4, 3, 2, 1, tutti gli Assassin's Creed, per questo mi sono appassionato a questo gioco. Dead Rising 3, ragazzi, a chi di voi non piace zombie? La modalità zombie, anche quella è un'ottima modalità che veramente potrebbe piacere a chiunque di voi. Come potete vedere, vi divertite a fare i macellai online o anche offline. E poi Titanfall, ragazzi, cazzo, quella è stata la cosa che più mi interessava di tutte. Titanfall è un gioco che è stato studiato da un gruppo formato quelli che avevano creato MV2. Da EA Sport, quindi ho detto sicuramente un miscuglio tra Call of Duty, Battlefield e Crysis, ragazzi. Quindi non possiamo aspettarci chissà che gioco, sarà un gioco anzi formidabile, perché ha vinto anche 60 awards dell'E3, ragazzi. Quindi non è un gioco da sottovalutare, anzi, è proprio, sarà il gioco secondo me dell'anno, del 2014. Ragazzi, poi avete visto, allora ci sono due cose da confrontare che ovviamente metterò tra i pregi e i difetti. Cioè, ce n'è una per i pregi e una per i difetti, che riguarda sempre la stessa cosa. La dashboard, ragazzi, io non voglio soffermarmi troppo sulla dashboard dell'Xbox One, però è fatta nuova, è completamente nuova per modo di dire, però è fatta a versione Windows 8, quindi diciamo che chi ha il Nokia Lumia con sistemi operativi Windows si troverà abbastanza bene anche per utilizzare Kinect con le mani, eccetera, per poter interagire. Ragazzi, quarto, i comandi vocali. I vocali del Kinect sono migliorati un casino. Diciamo che non è un qualcosa di essenziale, almeno in alcuni giochi, in molti giochi, mentre altri giochi può essere utilizzato, ad esempio quello che vi ho fatto vedere, Dead Rising, fischiettate, parlate poco a poco e gli zombie vi sentono e vengono verso di voi. Diciamo che Kinect è migliorato tantissimo, per questo l'hanno messo come bundle
di iniziare come day one per l'Xbox One. Sicuramente molti giochi implementeranno questa modalità con questo Kinect, e quindi sarà necessario utilizzarlo nel caso vogliate anche utilizzare diversi tipi di giochi, come quello, mi ricordo, tipo Just Dance, quelle cose lì, ragazzi. 5 ragazzi. Ah vabbè, 5 ragazzi, che cazzo sono 5? Era quello che volevo dire, che in molti possiamo, molte volte possiamo interagire col Kinect. Vi faccio degli esempi: FIFA 14. Con FIFA 14 potete anche dire, cambiare la formazione, metterlo più offensiva, più difensiva, e il coso ovviamente risponde, vi mette la modalità più offensiva o più difensiva. Ragazzi, anche questo c'è un punto da confrontare sempre con i pregi e i difetti. Il controller, ragazzi, il controller per me è migliorato un casino. I grilletti, se non sbaglio, dovrebbero essere questi, ragazzi, LT ed RT, sono migliorati tantissimo, anche perché all'interno sono messi dei pad vibranti, delle rotelle vibranti, che sono prima nel 360 erano inserite qui, quindi vibra sia questo che questo, ragazzi. Su Forza Motorsport 5, ad esempio, sentite i grilletti dell'accelerazione e della frenata vibrare ogni volta che fate una curva, sebbene o male. E a seconda di quanto la macchina ha slitto, di quanto rimane appiccicata a terra senza mai sgommare. Sono ad esempio migliorati, sono per questo migliorati anche al tatto, quelle delle rotelle vibranti ve l'ho detto, e questa cosa la potete sentire principalmente su Forza Motorsport 5, Ghost, Battlefield. Anche con Ghost e Battlefield sentite anche il quando i proiettili sono finiti, e quindi anche questo è molto utile. Ovviamente, ragazzi, non possiamo non parlare della croce direzionale dell'Xbox One. Guardate la croce direzionale, che è migliorata tantissimo. Vi faccio vedere un pad della 360. Cos'è la croce direzionale del pad della 360? Ovviamente se si staccano questi cavi di merda. Oh, pad dell'Xbox One, ragazzi, guardate la croce direzionale, pad della 360, guardate che merda avevano fatto. Questa croce direzionale è unica, veramente rovinata, era una merda questa cosa. Il joystick era fantastico per me, questa croce direzionale rovinava tutto. Ecco il miglioramento su Xbox One e su Xbox 360, ovviamente. Poi, ragazzi, parliamo di Xbox. Per l'ultimo punto io vorrei parlare della Xbox stessa. Ovviamente la Microsoft ha sempre ottimizzato tutto al meglio, con l'affidabilità, ha avuto sempre i server a pagamento, anzi non i server, ha avuto il live a pagamento. Sinceramente per me, diciamo... Avere l'online a pagamento vuol dire che loro possono lavorare perfettamente con dei fondi sulla preparazione di server sempre buoni, che non diano problemi ad esempio attraverso gli hackeraggi. Questo potrebbe tornare sempre utile, perché alla fine, ragazzi, sappiamo cosa è successo ad esempio al PS Network, che è stato hackerato e per un paio, non so se è stato uno o due mesi, è stato bloccato a causa proprio di questo hackeraggio. Proprio per questo, per tenere sempre aggiornato tutto, infatti è possibile non incorrere mai in questo problema, questo genere di problema, bloccarsi online, ragazzi. Per uno come me, che a me piace moltissimo giocare a Ghost online, o Battlefield 4 online, o non lo so, ragazzi, che cazzo, Forza Motorsport 5, mi dispiacerebbe tantissimo non poter giocare online. Forse Rise of From è uno degli unici giochi che potrei giocare offline, o anche Dead Rising 3. E ora, ragazzi, partiamo con i difetti della Xbox One. Sono pochi per me, almeno per me, ragazzi, ricordatevi che sono le mie opinioni, non quelle di tutti, le mie opinioni, ragazzi, quindi siete dovete essere consapevoli che io vedo l'Xbox One in questo modo, non dovete vederla come me, cioè voi dovete prenderlo come spunto, poi ovviamente ognuno ha le proprie idee. Quindi partiamo col primo punto dei difetti della Xbox One: ingombrante, ragazzi, non c'è niente da dire, è un cazzo di mattone, è così grande, ragazzi, cioè è così grande, ragazzi, è così grossa, così alta. Ovviamente c'è anche i tassellini del cazzo, però è veramente gigante come Xbox. Vi dico soltanto che è più grande della mia Xbox Fat Bianca, per dirvi quanto cazzo è grande questa Xbox. Secondo me fra un anno uscirà subito la Slim, perché non penso che molti di voi saranno contenti di avere questo cazzo di blocchetto. Ovviamente dovete metterlo anche in orizzontale, non potete neanche metterlo in verticale, perché ha 30.000 condotti di aerazione. Quindi, ragazzi, pensateci bene, se avete spazio per metterla da qualsiasi parte prendetela, altrimenti non lo so, se volete girarvi su PS4, ve l'ho detto, non cambia quasi niente tra le due console, sono potenti entrambi. Per me la differenza maggiore è il fatto di avere le esclusive.
Il costo, ragazzi, il costo diciamo che è eccessivo, 500 euro, sì, la PS4 ne costa 400, 3,99, una all'altra 4,99. Io, ragazzi, l'ho trovato eccessivo il costo, sì, perché avevo anche il Kinect incluso, ma se ci pensate, io ho speso 500 euro, ho avuto, oltre al Kinect che la PS4 non ha, ho anche due giochi, avevo FIFA 14 e Forza Motorsport 5. Adesso, ragazzi, mi sono liberato di FIFA 14, mi sono preso Dead Rising 3. Quindi, raga, ho Dead Rising 3, Rise Son of Rome, Battlefield 4, Call of Duty Ghost, Forza Motorsport 5. Quindi, diciamo che la cerchia si conclude qui, perché alla fine sono questi giochi che utilizzo maggiormente su Xbox One. Anzi, sono gli unici che ho alla fine. Diciamo che vi ho detto che dovevo confrontare una cosa, la dashboard, ragazzi. Io ad esempio, ragazzi, sapete che ho l'iPhone, non mi trovo benissimo con l'interfaccia Windows. Quindi, ragazzi, sì, la dashboard, come ho detto nei pregi, la dashboard è nuova, è rinnovata, è molto più veloce, eccetera. Però il fatto che sia, diciamo che non è intuitiva al massimo per trovare alcune funzioni, ragazzi, alcune funzionalità non riesco a trovarle immediatamente, nella interfaccia tipo Home Store scelte. Ovviamente chi ha il Nokia, Lumia, con un sistema operativo Windows si troverà benissimo, saprà come muoversi perfettamente. Ad esempio mio fratello lo sa benissimo che aveva un Lumia, poi ovviamente è passato iPhone, ma quell'esperienza su Lumia è riuscita a fargli, diciamo, apprezzare al meglio la schermata della Xbox One. Quest'altra cosa, ragazzi, 4, la cosa che forse vi ho già detto, la storia di non poter mettere in verticale questa Xbox crea tantissimi problemi. Io ho dovuto riassettare nuovamente la mia postazione di gioco da gaming. Se un giorno dovessi prendere PS4, ragazzi, non so neanche dove cazzo piazzarla la PS4. Sto pensando di fare una specie di pianura, un rialzo tipo montagnetta, per metterla sopra l'Xbox One. Non lo so ancora. Devo vedere un attimo, ragazzi, quando avrò la possibilità, se la prenderò, se mi comprerò qualche esclusiva o vediamo un attimo, ragazzi, perché ci sono tante cose da fare, ci sono tante, non lo so, vedere anche volevo prendermi anche un televisore nuovo, ragazzi, perché questo cacchio di 22 pollici non è il meglio per poter giocare, per le prestazioni che può offrire l'Xbox One, quindi vorrei cambiare anche quello, ci devo pensare bene. E infine, ragazzi, un altro confronto che dovevo mettervi in primo piano è l'altra storia sul controller, che sono i due tasti, i due pulsantini RB e LB. Questi due pulsanti, ragazzi, sono inizialmente li sentirete molto più duri in confronto a quelli della 360. Questo tastino, ragazzi, è molto più molliccio, molto più semplice da cliccare. Questo invece è più rigido, più difficile da cliccare. Infatti, inizialmente su Call of Duty Ghost io mi trovavo in difficoltà per lanciare le flashbang, le stordenti e quello che cazzo erano, e le granate, perché era impossibile cliccarlo in velocità e buttare l'equipaggiamento perfettamente nella posizione dove avevate scelto di buttarlo. Cosa che invece su 360 usciva perfettamente. Però, ragazzi, sono troppo duretti, però alla fine. Più vi abituate al nuovo controller della One, più vi accorgerete che è semplice, semplice, e diciamo che ci prenderete presto la mano. Inizialmente direte, cazzo, che cagata di grilletti RBLB. Poi ovviamente prenderete la mano. Quindi, ragazzi, questa è la mia opinione su Xbox One. Ricordatevi sempre, è la mia opinione. È una vostra scelta ascoltarlo o meno, prendere spunto dalla mia opinione, non è un'opinione collettiva, ragazzi, è solo la mia. Quindi spero che vi sia stata utile. E come sempre vi dico, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il video, se ovviamente vi è stato utile. Quindi da Cura 93 è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao, raga!